Un festival della dieta mediterranea organizzato dal GAL Terre del Primitivo, di che cosa si tratta? Beh, è un evento nuovo che noi speriamo di ripetere anche negli anni successivi e adesso la nostra mission è quella di incentrare moltissimo l'attenzione del pubblico sulla dieta mediterranea perché è il prodotto vincente del nostro territorio e quindi stiamo organizzando ad Avetrana, che è uno dei paesi del territorio del GAL Terre del Primitivo, all'interno del centro storico, ma principalmente nel Palazzo Ducale, c'è un torrione, un frantoio ipogeo, un posto molto bello, stiamo facendo questa 3 giorni nella quale presenteremo degli chef che prepareranno dei piatti durante un cooking show, quindi sul palco con un'atmosfera molto particolare, e piatti tutti incentrati sulla dieta mediterranea. Stiamo facendo venire degli chef di importanza nazionale proprio per presentare al meglio quelli che possono essere questi prodotti. Contemporaneamente ci saranno circa 50 stand di aziende appartenenti a 16 GAL diverse che faranno degustare e provare tutti i prodotti delle loro aziende agricole, quindi olio, vino, formaggi, prodotti da forno, e faremo dei laboratori didattici per bambini, dei corsi di cucina per gli adulti. Educazione alimentare all'interno del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia. Ma è un ruolo che sicuramente cerchiamo di diffondere tramite le nostre 133 masserie didattiche, nelle quali facciamo attività di formazione nei confronti soprattutto dei giovani, dei piccoli, affinché si metta in atto la dieta mediterranea. Ormai al centro dei nostri tavoli di discussioni c'è la necessità di dover garantire la qualità alimentare, la tracciabilità alimentare, lo facciamo in maniera particolare anche con il riconoscimento del nostro marchio di qualità di Puglia, attraverso il quale appunto riconosciamo tracciabilità e qualità alimentare, che è diventato un elemento essenziale per il mercato italiano, ma soprattutto anche quello europeo e anche mondiale. Dobbiamo fare naturalmente i complimenti, abbiamo voluto patrocinare questo evento che hanno organizzato 16 GAL, quindi come vedete anche i GAL pongono al centro della loro attività la dieta mediterranea, la qualità alimentare, che è un elemento ormai di grande importanza. E poi con il prossimo programma di sviluppo rurale abbiamo deciso di destinare anche lì delle risorse importanti, perché dobbiamo diffondere, ma soprattutto aiutare i nostri consumatori, ma soprattutto i nostri produttori, a produrre prodotti sani. Lo faremo anche in occasione di Expo 2015, anche lì al centro delle discussioni, dell'evento fiera, porremo fortemente in evidenza tutte le esperienze dei giovani imprenditori che hanno in qualche maniera messo in campo progetti sperimentali, progetti innovativi che dimostrano appunto come si fa un prodotto che può essere inserito all'interno della dieta mediterranea.